Ciao a tutti, ebbene sì, sono tornata con un altro video come vi avevo già accennato e vi mostrerò le ultime cosine che ho comprato. Ho comprato due cosine al mercato e altre cose sempre prese dai miei, mamma mia, questi capelli. Allora, vi mostro subito le cose che ho comprato al mercato. Ho comprato due paia di scarpe, due sandali a 10 euro l'una. Allora, il primo è questo qui, praticamente fatto così. Sul nero con la base di questo beige nero fatto con il fiocchettino, diciamo è fatto appunto a ciabatta, e poi qui dopo ha la parte che si va a legare nella caviglia e il colore cambia di questo marroncino qua sul cuoio. Eccolo qua, fatto così. Sono veramente comode, morbidissime da portare, cioè proprio è morbida al tatto, quindi per 10 euro appena l'ho visto ho detto no, voi siete mie assolutamente. Sono basse, non sono, ecco, altissime, sono fatte in questo modo qua, quindi per 10 euro l'ho voluta assolutamente prendere, mi piacevano veramente tantissimo. Eccole qua, fatte così, spero che si capisce. Eccole qua. Poi, sempre al mercato, il secondo paio di scarpe che ho preso quest'anno un po' di tacco, sono bellissime, per 10 euro me ne sono innamorata. Sono queste qui fatte così, aspettate, ne mostro una. Il tacchetto così bello largo comodo, sempre la parte questa qui che si va a legare nella caviglia, poi sopra nella parte appunto del piede è fatta in questo modo qua con questo dettaglio qui. Sembra tipo stoffa cucita, ora non saprei come spiegarlo, comunque fatte così. E il tacco è bello comodo, non è, ecco, tanto alto, comunque ecco, da portare per un'intera serata, veramente stracomodo. Fatto così, bellissime, 10 euro non si può pretendere nulla. E ho preso il 40, che appunto è il mio numero. Ho il 40 di piedi, non ho un piedino piccolo, ecco, insomma. E insieme l'avevo pensate queste scarpe qua nere con il tacco, con questo vestitino fatto così, che pure questo l'ho preso al mercato, non l'ho preso dai miei, comunque fatto così, nero, con lo scollo a V, morbido, eccolo qua, con l'elastichino in vita, e poi mano a mano c'è questa gonnellina che si apre appunto a campanella, con tutto il volant sotto, che rimane molto morbido. Devo dire che è bellissimo, perché magari ecco per chi ha come me un po' il fianco largo, con questo elastico in vita spezza il fianco e poi scende giù morbido così a trapezio, se così si può dire. Questo qui mi sembra di averlo pagato 8 euro al mercato, veramente carino, fatto così. Mi sta veramente bene per andare magari una serata, una festa un po' più elegantina con questo e quella scarpa nera col tacco che vi ho appena mostrato. Mi piaceva veramente tanto, poi magari con una bella collana, un bel orecchino e quant'altro, veramente carinissimo. Fatto così, sotto poi la sottoveste che almeno non lo rende, ecco, trasparente, fatto in questo modo, con la manichina un po' trasparente a maniche corte, veramente carino, e poi mi sta veramente bene, cioè, mi piace veramente tanto come mi sta addosso. Poi dei miei cosa ho preso? Allora, dei miei ho preso un altro vestitino, tanto è stato un vestito shorts, non è che più li vado. Questo qui fatto così nero con la fantasia questa qui a fiori, che è veramente bellissima, cioè guardate che bello, rimane lungo fino al ginocchio come anche quel vestito nero che vi ho mostrato, con la manica corta fatta così, ed è bellissimo perché poi nella parte del fianco scende un po' a palloncino, però rimane aderente, quindi non fa assolutamente le forme, e l'ho preso questo qua sul nero. Poi c'era sul nero, sul blu, sul grigio, sul bianco e sul rosa Ciprian, però mi piaceva assolutamente così ed è veramente bello, anche volendo con la fascettina qui in testa ci sta veramente bene. Questo qui è un acquisto che avevo fatto anni fa da Calliope, quindi non c'entra niente. Eccolo qua, bellissimo, cotone, questo l'ho già portato, già lavato e tutto. Poi sempre dai miei ho preso uno shorts che ancora devo indossare, cioè pensate voi, fatto così, aspettate, ok, fatto così fucsia, sì, colore molto sobrio, comunque fucsia,
con l'elastichino in vita così che rimane un po' alto, il pantalone scende giù bello morbidino, con il risvoltino nel bordino della coscia, insomma. Adesso un attimo da stirare, da lavare, da sistemare e quant'altro. Eccolo. Fatto così, con i bottoncini che sono solo finti e poi è super elasticizzato. E rimane un po' a palloncino. Fatto così. Stupendo, mi piace tantissimo. Poi comunque d'estate che sono bella abbronzata. Oddio, adesso dal video non è che si vede poi tantissimo la mia abbronzatura, ma sono molto più scura di quello che si vede nel video. Visto che il mare mi piace, vivendo in una città di mare, è inevitabile che al mare ci vado. Poi, sempre da me ho comprato questo top, questo crop top, insomma, questo top. Fatto così, aspettate. Che è questo materiale, penso cotone, sì. Aspettate, fatto così. Oh, eccolo qua, rimane corto, con, si vede comunque la pancia. E dietro è bello scollato, fatto così sul nero e poi devo dire che è comodissimo. Allora, è leggero, non si sente, non fa sudare, non elasticizzato, morbido, comodissimo. Infatti l'avevo messo questo con il pantalone nero che vi ho mostrato nel precedente video, quello con la catena qua sul fianco, quello con questo qui sopra. Mi piaceva tantissimo l'abbinamento, proprio wow, mi piaceva tantissimo. Per andare a ballare, una sera, ballare, vabbè. Per andare magari in un locale, lungomare, fare una passeggiata, comunque qualcosina, molto tranquillo. Sempre stando attenti dal virus, assolutamente, sempre utilizzando la mascherina, sempre utilizzando tutto quello che si deve utilizzare per la nostra salute, per il nostro bene. Lo dirò tipo allo sfinimento. Fatto così nero, poi c'era di tantissimi colori, c'era tipo sul nero, bianco, arancione, fucsia, azzurro, giallo, arancione, verde. L'ho preso nero alla fine. Ho preso questo qua nero, che anche se ha la pancia un po' di fuori, poi ci si mette il reggiseno, insomma, a fascia e il gioco è fatto. Poi sto quasi per finire, cerco di andare veloce perché non vi voglio annoiare troppo, poi lo so che dopo siete super curiosi, volete subito vedere le cose che ho comprato. Poi sempre dei miei, che come ho detto altre volte, loro vendono sia abbigliamento donna e intimo donna. E ho comprato da loro, preso da loro, insomma, mettetela come preferite, un reggiseno, sì, ne approfitto, mi servivano dei reggiseni, questo qui bianco fatto così. Con tutti questi fiorellini qua e l'avevo preso sia così bianco e un rosa confetto, ma l'ho messa a lavare, quindi comunque questo, un reggiseno semplicissimo, niente di che. E poi sempre da loro una cosa che mi serviva parecchio erano i calzetti, quindi ho preso questi calzetti, sono tre paia bianchi e neri, molto semplici, niente di che, quindi non mi ci soffermo neanche più di tanti calzetti. Con tutte queste cose che ho comprato, i calzetti penso che sono il meno. E niente, queste sono le cose che ho comprato tutto durante questo periodo estivo, che ho preso, comprato, mettetela come preferite voi. E ultimamente non ho più comprato niente perché poi ancora non è detto, forse un salto lo farò, vedrò se ci sarà altre cose da prendere, come sempre. E le gioie, sì, lo shopping, le gioie, cioè lo shopping fa passare ogni stress, fa passare tutto. Basta che compro e sono felice. Penso come tante, come tanti. E niente, queste sono le cose che ho comprato, per adesso basta. Adesso magari aspetterò qualche saldo, qualcosa se trovo in altri negozi, vedo insomma quello che mi ispira. Di solito sono abituata, vedo qualcosa, mi piace, lo compro. Poi naturalmente dopo si va a guardare qualità, prezzo e quant'altro. E niente, queste sono tutte le cose che ho comprato in questo periodo estivo. E per adesso basta, quindi se fosse aspetto appunto i saldi, come avrò detto già centinaia di volte. Niente, spero che queste cose che ho comprato, che ho preso vi siano piaciute. Se vi sono piaciuti, vi invito come sempre a lasciare un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina così che vi arriva la notifica di quando pubblicherò i miei prossimi video. Come sempre vi lascerò il mio account Instagram se mi volete seguire. Un bacione grande grande, grazie che mi seguite. E che altro dire? Ciao ciao al prossimo video. Ciao!